In questo video ci proponiamo di parlare sempre di teoria geometrica della misura e in particolar modo di due studiosi di questo vasto settore della matematica. I riferimenti possono essere presi sempre facilmente da Wikipedia, quindi chiunque può andare a vedere quello che più o meno dirò in questo video. Poi mi riallaccerò a quello che noi ci stiamo occupando nello studio di questo settore. Partiamo da Nicola Fusco, matematico e accademico italiano che ha vinto nel 1994 il premio Caccioppoli e l'edizione 2013 del premio Amerio. Le sue ricerche riguardano principalmente il settore del calcolo delle variazioni, della teoria della regolarità per l'equazione alla derivata parziale, dei problemi di simmetrizzazione e disuguaglianza isoperimetriche. Il professor Fusco ha ottenuto risultati che hanno avuto immediata risonanza internazionale e che chiudono in modo definitivo una serie di questioni analitiche classiche e aperte da decenni. Al contempo, le tecniche altamente originali e innovative introdotte dal Fusco hanno permesso a numerosi autori di affrontare con successo ulteriori problemi aperti, diventando a loro volta classiche nel campo del calcolo delle variazioni. In particolare, in collaborazione con Emilio Acerbi, ha ottenuto nel 1981 un risultato che permette di estendere la teoria classica di Morley sulla semicontinuità dei funzionali quasi convessi. Tale teorema gioca un ruolo importante nella teoria moderna del calcolo delle variazioni, consentendo di provare la semicontinuità inferiore dei funzionali quasi convessi in ipotesi ottimali e consentendo quindi la soluzione del problema centrale nel calcolo delle variazioni, dell'esistenza dei minimi di funzionali vettoriali generali. Infatti il teorema conclude un filone di ricerca su cui hanno lavorato molti autori. Nel 2000 la Oxford University Press ha dato alle stampe una fondamentale monografia del professor Fusco, dal titolo Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems, scritta insieme a Luigi Ambrosio e Diego Pallara, altri due insigni matematici italiani, che racchiude i risultati fondamentali sulla teoria dei problemi a discontinuità libera e, tra l'altro, i risultati di regolarità dei minimi dei relativi funzionali ottenuti dagli stessi tre autori. Tali risultati hanno consentito di dare un quadro completo al problema del riconoscimento di immagini. La monografia è oggi uno dei testi di riferimento della letteratura internazionale su problemi che coinvolgono le funzioni a variazione limitata e i relativi problemi variazionali. Nel 2005, in collaborazione con Miroslav Šlebik e Andrea Cianchi, ha ottenuto un importante risultato in teoria geometrica della misura, riguardante la nozione di perimetro nel senso di Renato Caccioppoli e Regno De Giorgi, quindi la scuola napoletana di Caccioppoli e De Giorgi, che ancora ai nostri giorni continua. Questo risultato permette di risolvere in modo definitivo il problema classico dei casi di invarianza del perimetro nella simmetrizzazione di Steiner. Nel 2007, in un lavoro in collaborazione con Francesco Maggi e Aldo Pratelli, altri due insigni matematici italiani, ha ottenuto la prima dimostrazione completa della nota congettura di Hall riguardante la forma ottimale delle disuguaglianze isoperimetriche quantitative, portando a definitivo compimento un programma di ricerca classico iniziato da Bonnesen nel 1924. Il professor Fusco è uno degli esperti nel settore del calcolo delle variazioni con il maggior fattore di impatto nella letteratura matematica internazionale. Mi piace ricordare che il professor Fusco, Nicola Fusco, io praticamente ebbi l'onore di conoscerlo nel lontano. Non voglio dire date errate, ma più di 30 anni fa,
in occasione di un seminario che si tenne in onore di Renato Cacioppoli alla nostra università, il Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell'Università Federico II di Napoli, nel Dipartimento di Matematica Renato Cacioppoli, nel Dipartimento di Matematica e Applicazioni Renato Cacioppoli. Ci fu una bellissima conferenza tenuta da diversi matematici, tra cui il presente, questo insigne, questo illustre matematico napoletano, che è proprio il professor Nicola Fusco. Quindi di lui ho un caro ricordo. Anche altri matematici napoletani hanno dato la loro impronta nel calcolo delle variazioni. Il padre, diciamo, il capostipite di tutti è stato Renato Cacioppoli, da cui poi la scuola matematica napoletana ha continuato con ulteriori, discepoli, se così vogliamo dire, cioè, matematici che hanno continuato l'opera del grande maestro. Passiamo adesso invece a un giovane matematico, il professor Alessio Figalli. Matematico e accademico italiano, attivo principalmente nello studio del calcolo delle variazioni e delle equazioni differenziali alle derivate parziali, vincitore della medaglia Stampacchia nel 2015, del premio Feltrinelli Giovani nel 2017 e della medaglia Fields nel 2018. Ricordiamo che la medaglia Fields è l'equivalente del premio Nobel per la matematica. Alessio Figalli ha lavorato alla teoria del trasporto ottimale, con particolare attenzione alla teoria delle regolarità per mappe di trasporto ottimale e alle sue connessioni con le equazioni di Monge-Ampère. Tra i risultati ottenuti in questa direzione emerge un'importante proprietà di maggiore integrabilità delle derivate seconde delle soluzioni delle equazioni di Monge-Ampère e un risultato di regolarità parziale per le equazioni del tipo Monge-Ampère, entrambe dimostrate assieme Guido De Filippis, altro insigne matematico italiano. Ha utilizzato tecniche derivanti dalla teoria del trasporto ottimale per ottenere versioni migliorate della disuguaglianza isoperimetrica anisotropa e ha ottenuto diversi altri importanti risultati sulla stabilità delle disuguaglianze funzionali e geometriche. In particolare, assieme a Francesco Maggi e Aldo Pratelli, già citati insigni matematici, ha dimostrato una versione quantitativa della disuguaglianza isoperimetrica anisotropa. Successivamente, in un lavoro congiunto con Eric Carlin, ha affrontato l'analisi di stabilità di alcune disuguaglianze logaritmiche di Hardy-Littlewood-Sobolev e di Gagliardo-Nirenberg per ottenere un tasso quantitativo di convergenza per l'equazione di massa critica di Keller-Seger. Ha anche lavorato sulle equazioni di Hamilton-Jacobi e le loro connessioni con la teoria debole di Kolmogorov-Arnold Moser. In una pubblicazione con Gonzalo Contreras e Ludovic Rifford, ha dimostrato l'iperbolicità generica degli insiemi di Aubry su superfici compatte. Inoltre ha dato diversi contributi alla teoria di Perna-Lyons, applicandola sia alla comprensione dei limiti semiclassici dell'equazione di Schrödinger con potenziali molto approssimativi, che allo studio della struttura lagrangiana delle soluzioni debole all'equazione di Vlasov-Poisson. Più recentemente, in collaborazione con Alice Guéannet, ha introdotto e sviluppato nuove tecniche di trasporto nelle matrici casuali per dimostrare i risultati dell'universalità in modelli a matrice multipla. Inoltre, assieme a Joaquin Serra, ha dimostrato la congettura di De Giorgi, già citato grande matematico, per i termini di reazione al contorno in dimensione minore o uguale a 5, ed ha migliorato i risultati classici di Luis Caffarelli sulla struttura dei punti singolari nel problema dell'ostacolo. Adesso andiamo a specificare meglio, giustamente per chi ci segue ed è appassionato di questa materia, che cos'è questo isoperimetrico, il problema isoperimetrico.
problemi sopra il medico può essere formulato nei termini di massimizzare l'area di un perimetro fissato, ma anche nei termini di minimizzare il perimetro di un'area fissata. Quindi massimizzare l'area di un perimetro fissato o minimizzare il perimetro di un'area fissata. Le due formulazioni hanno come soluzione lo stesso oggetto, il cerchio per due dimensioni, la sfera per tre dimensioni. Quindi è chiaro, problemi sopra il medico può essere formulato nei termini di massimizzare l'area di un perimetro fissato o minimizzare il perimetro di un'area fissata. Le due formulazioni hanno come soluzione lo stesso oggetto, il cerchio quando si tratta di due dimensioni, la sfera quando si tratta di tre dimensioni. Fin qui. Quando soffiamo aria dentro una bolla di sapone, ecco, ritorniamo quindi a quello che dicevamo in altri video, la matematica delle bolle di sapone. Proprio così. Questo settore della matematica è la matematica delle bolle di sapone. Potrà sembrare una cosa abbastanza banale, ma è molto importante per quanto dirò dopo. Ritorniamo a quello che stiamo leggendo. Quando soffiamo aria, diciamo, dentro una bolla di sapone, il volume viene fissato e le molecole della bolla di sapone si devono disporre nella forma a loro più congeniale. Alla natura piacciono le soluzioni eleganti. Mi piace questa frase. Alla natura piacciono le soluzioni eleganti, che comportano il minor dispendio di energia possibile. Infatti esiste un principio fisico generale secondo cui un sistema tende sempre allo stato di minima energia, una sorta di principio di economia con cui la natura opera. Per una bolla di sapone, lo stato di minore energia è la forma che ha area minore e ha volume fissato. La sfera è quella forma. E infatti le bolle di sapone, dopo essere state soffiate, assumono la forma sferica, che come ha dimostrato il matematico De Giorgi, è anche la soluzione del problema isoperimetrico a tre dimensioni. Attenzione a quanto abbiamo detto. Abbiamo detto che praticamente alla natura piacciono le soluzioni eleganti, che comportano il minor dispendio di energia possibile. Esiste un principio fisico generale secondo cui un sistema tende sempre allo stato di minima energia, una sorta di principio di economia con cui la natura opera. Per una bolla di sapone, lo stato di minore energia è la forma che ha area minore, ha volume fissato. La sfera è quella forma. Io penso che già da queste frasi, da questo che ho appena detto, si coglie un qualcosa di intelligente, di un programma. Parla di che alla natura piacciono soluzioni eleganti che comportano il minor dispendio di energia possibile. Una mente, un qualcosa che pensa, mi dà l'idea di qualcosa che pensa, di un universo cosciente. Ma questa è filosofia, non è. Comunque, a noi piace unire la filosofia alla matematica, cioè ragioniamo su quello che leggiamo e che studiamo. Per capire quale processo segue la bolla di sapone nell'assumere la sua forma sferica, professore Alessio Figalli, ha usato l'approccio della teoria del trasporto ottimale. Nel momento in cui viene soffiata una bolla di sapone a forma irregolare, ma pochi istanti dopo, quando si libera nell'aria, assume la forma regolare sferica. Quindi attenzione. Nel momento in cui io soffio, la bolla di sapone ha una forma irregolare. Quando la bolla si libera nell'aria, assume la forma regolare sferica. Interessante. Il passaggio dalla forma che la bolla ha nell'istante t con 1, cioè quando ha la forma irregolare, a quella che poi ha negli istanti successivi, t con 2, eccetera, quindi la forma regolare, può essere studiato tramite quella che in teoria del trasporto ottimale
viene chiamata mappa di trasporto. Invece dei cumuli di terra di Gaspar Monge, si possono considerare unità molto più piccole, quali le molecole che compongono la bolla di sapone. La mappa del trasporto è l'insieme degli spostamenti che le molecole compiono per passare dalla forma irregolare alla forma regolare. Quindi spostamenti che le molecole compiono dall'istante t con 1 all'istante t con 2 per passare dalla forma irregolare alla forma regolare, che è quella appunto di una sfera. Naturalmente, se il fine è conoscere la posizione esatta delle molecole della bolla di sapone a un certo istante, la matematica non serve. È sufficiente fotografare la bolla e osservare al microscopio la posizione delle molecole. Ma il fine può essere un altro, ovvero quello di generalizzare il fenomeno e fare delle predizioni. Per fare questo occorre costruire un modello, quindi una teoria matematica, che sia applicabile in diversi contesti e sia in grado di prevedere cosa accadrà a una qualsiasi forma irregolare sottoposta a forze esterne. E qua passiamo a un altro esempio. La formazione di cristalli è un fenomeno particolarmente interessante. Esiste infatti una relazione tra la struttura microscopica dei cristalli e la loro forma macroscopica. A scoprirlo fu Georgi Viktorovich Wolff, cristallografo russo, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, autore del teorema di Wolff, che dimostra come idealmente si dovrebbero formare i cristalli. In natura però ci sono diverse forze che agiscono sulla formazione del cristallo, come variazioni di temperatura che lo allontanano dalla sua traiettoria ideale. Cioè, c'è una traiettoria ideale e una traiettoria reale che la natura, dato che ci sono le forze che agiscono sulla formazione del cristallo, la natura praticamente fa sì che quella formazione del cristallo, come ad esempio una di queste forze, forse la più fondamentale, sono le variazioni di temperatura, lo allontanano dalla sua traiettoria ideale. Come si modificano i cristalli quando vengono sottoposti a una certa quantità di energia? Alessio Figalli, assieme a Francesco Maggi e Aldo Pratelli, già citati matematici, ha dimostrato che in media un cristallo si discosta dalla sua conformazione ideale di una quantità pari alla radice quadrata dell'energia a cui è sottoposto. Attenzione, anche questa è precisione, anche questo è programma, un qualcosa di preciso. La natura opera in maniera precisa, attenzione. In media un cristallo si discosta dalla sua conformazione ideale di una quantità pari alla radice quadrata dell'energia a cui è sottoposto. Questo risultato è stato ottenuto appoggiandosi a risultati ottenuti in precedenza da altri matematici, come ad esempio il teorema di Brenner-McCann. Studiando la mappa di trasporto che va da una forma a un'altra, è possibile applicare alle nuvole che cambiano continuamente forma lo stesso ragionamento applicato ai cristalli e alle bolle di sapone. Cristalli, nuvole e bolle di sapone, praticamente ai cristalli, alle nuvole, alle bolle di sapone, può essere applicato lo stesso ragionamento. Figalli l'ha fatto assieme a Luigi Ambrosio, Maria Colombo e Guido De Filippis in un lavoro del 2011 e il risultato è stato un contributo fondamentale a un tipo di equazioni dette semigeostrofiche, molto importanti e molto usati in meteorologia, la scienza che studia il clima, le variazioni climatiche, la previsione del tempo, la previsione delle tempeste, dei cicloni, tutto ciò che riguarda i fenomeni atmosferici. Per decenni i matematici hanno pensato che creare un ponte tra teorie del trasporto ottimale ed equazioni semigeostrofiche fosse fattibile, ma nessuno c'era mai riuscito. Tutto questo, che è stato detto su questi grandi e
matematici del nostro periodo, matematici che hanno dato contributi fondamentali in questo settore della matematica che è appunto la teoria geometrica della misura. Noi siamo rimasti colpiti dal fatto che praticamente anche in tali vasti settori della matematica, andando ad analizzare varie equazioni di diversi lavori, notiamo come, impostando determinate condizioni iniziali, da tali equazioni risultino i cosiddetti numeri ricorrenti. 1729, 4096, 1,644,93 e 1,618,033,98. Per chi non ci avesse mai seguito, ricordo che i numeri ricorrenti sono questi numeri che ho appena citato, che compaiono sempre sviluppando equazioni nei più svariati settori della matematica, che noi confrontiamo, che andiamo a confrontare con vari settori della fisica, principalmente della teoria delle stringhe di cui noi ci occupiamo. Attualmente stiamo cercando di confrontare gli sviluppi di alcune equazioni del settore della matematica che prende il nome di teoria geometrica della misura e il settore della matematica, della fisica, che è appunto la teoria delle stringhe, principalmente la rottura di supersimmetrie. E notiamo come da questo, dallo sviluppo di tali equazioni sotto determinate condizioni iniziali, noi avremo sempre, stiamo avendo sempre, risultati uguali a questi numeri ricorrenti che ho appena detto. Questi numeri sono a loro volta connessi alle frequenze delle stringhe, delle membrane o brane vibranti. La teoria delle stringhe contempla, oltre alle stringhe che sono come se delle piccole cordicelle aperte o chiuse, a seconda se sono, come ho detto, come dice la parola, come delle curve aperte o chiuse ad anello, quindi una sorta di curve chiuse, di closed curves, o di open curves, o open string, closed string, stringhe aperte, stringhe chiuse. E membrane o brane? Le membrane, o più semplicemente le brane, non sono altro che delle stringhe evolute. La stringa è un oggetto unidimensionale, una linea, una curva, principalmente, una curva aperta o chiusa, come ho detto prima. Le brane invece sono oggetti n-dimensionali. Sì, n-dimensionali, cioè una stringa che è un oggetto monodimensionale evolve in un oggetto a più dimensioni. Esiste la D1 brana, la D2 brana, la D3 brana, fino adesso, per quello che ricordo, abbiamo la D26 brana, dove i numeri a fianco alla D rappresentano le dimensioni. Come le stringhe, anche le brane vibrano. Le stringhe vibrano, le brane che sono un'evoluzione delle stringhe vibreranno anche loro. La vibrazione è frequenza. Quindi stiamo dicendo, questi numeri ricorrenti sono connessi alle frequenze delle stringhe delle membrane o brane vibranti. Infatti le frequenze non sono altro che le vibrazioni delle stringhe e o delle brane. I risultati che infatti si ottengono non sono sempre precisi, ma molto vicini ai numeri ricorrenti anzidetti. Questo proprio perché sono diversi, o meglio, infiniti, i modi di vibrazione, quindi le frequenze delle stringhe e delle brane. Quindi le brane e le stringhe vibrano, emettono delle frequenze, queste frequenze sono diverse, o meglio dire, infinite. Non esiste un'unica soluzione, non esiste. Esistono anche soluzioni che portano a numeri esatti, 1729, 4096, 1,644,93 e il rapporto aureo che è 1,618,033,98. Anche se questi numeri che vi sto dicendo
1.649.93 e 1.618.033.98 non sono numeri decimali finiti. Attenzione. Ma diciamo 4.096.729. Questi sono numeri precisi, dati da 8 alla quarta, 4.096. 1.729 è un taxi cab number, o meglio conosciuto come l'Ardi Ramanujan number, numero di Ardi Ramanujan. Questi valori non si ottengono, non, i risultati delle equazioni che noi andiamo a sviluppare portano a risultati vicini a questi valori, ma non precisi. Ci sono anche risultati che sono proprio uguali a 1.729, a 4.096, a Z2, 1.649.93, Z2, cioè pi greco al quadrato fratto 6, e 1.618.033.98, che è il rapporto aureo, non è altro che il radical 5 più 1 fratto 2. Ci sono, ripeto, risultati uguali a questi numeri, ma il più delle volte escono risultati vicini, per effetto o per difetto, per effetto o per difetto. Ok? Cioè sono numeri vicini, 4096,03, 4095,93, 1728,93, 1729,02, 1.644,85, 1.617,89. E sono infinite le possibilità, come sono infinite le frequenze. Le frequenze e quindi le vibrazioni delle stringhe e delle membrane, a cui corrispondono, secondo noi, questi numeri. Ma questi numeri, oltre alle frequenze, danno origine certamente anche alle forme che assumono le dimensioni compattificate che prevede la teoria delle stringhe. La teoria delle stringhe prevede 10, anche 11 dimensioni. Quattro le conosciamo, sono quelle del nostro universo, del nostro continuum quadridimensionale: lunghezza, larghezza, altezza e tempo, o meglio, spazio-tempo. Le altre 6 o 7 sono compattificate in quelle che vengono definite dai fisici dimensioni extra e sono compattificate in oggetti complicati, dette varietà. Spazi di Calabi-Yau vengono definiti. Nessuno sa la forma di queste varietà. Si pensa a delle forme particolari. Noi crediamo che le forme delle varietà, delle dimensioni compattificate, dovranno rispecchiare Z2 e Φ, e pi greco quindi. Z2 è pi greco al quadrato fratto 6, Φ è radical 5 più 1 fratto 2. Questi sono i numeri e questi numeri daranno origine a forme che rispecchiano essi. Mi spiego. Il rapporto aureo, che è connesso ai numeri di Fibonacci, è rappresentato in natura dalle spirali. Dove vediamo le spirali nel macrocosmo? In una galassia. Una galassia spirale, le braccia sono in spirale. Spirali auree che rispecchiano appunto il numero aureo, cioè la golden ratio, il rapporto aureo. Galassie ellittiche rispecchieranno pi greco. Stesso nel microcosmo. Nel microcosmo, se vedete le equazioni nelle teorie fisiche, pi greco è onnipresente nelle forme. Quindi anche le forme e gli spazi di Calabi-Yau, quindi le dimensioni compattificate della teoria delle stringhe, della teoria M, rispecchieranno questi numeri. Soprattutto queste costanti matematiche che ho appena detto, pi greco, fi e z2. Questo è quando noi crediamo. Le connessioni con i vari settori della matematica ci saranno utili per formulare, alla fine di questa lunga ricerca, potremmo provare a mettere insieme una teoria
in grado di unificare, almeno dal punto di vista matematico, le interazioni fondamentali. Una teoria del tutto per noi non esiste, cioè esistono teorie sempre più precise che ci avvicinano sempre di più alla realtà e alla conoscenza dell'universo nel quale viviamo. Grazie.